Non c'è spazio per una tregua neppure durante la visita del primo ministro egiziano Kandila. A Gaza continuano i bombardamenti mentre Hamas prosegue nel lancio di razzi verso lo Stato ebraico, colpita anche la periferia di Gerusalemme. In un'escalation militare dalle conseguenze imprevedibili, le brigate Qassam annunciano anche di aver abbattuto un caccia con la Stella di Davide. Salgono invece a 23 il numero delle vittime, uccisi oggi un altro capo di Hamas ed una bimba palestinese di 3 anni, mentre aumentano anche i feriti tra la popolazione israeliana bersagliata dai razzi Qassam. Dopo 20 anni a Tel Aviv sono riaperti i rifugi antiaerei. In un clima tesissimo, la diplomazia cerca di occupare un suo spazio, ma estremamente complicato. Occhi puntati sul ruolo dell'Egitto. Il presidente Morsi, leader anche della Fratellanza Musulmana, da un lato tuona contro Israele per quel che definisce un'aggressione contro l'umanità, dall'altro invece, dietro pressione americana, tenta di legare i fili del dialogo. Anche su Israele giungono appelli a fermare le armi, ma al momento Netanyahu non molla la presa, richiamati oltre 16.000 riservisti, difficile tuttavia un attacco di terra.